In occasione delle festività pasquali ci siamo recati al mercatino giornaliero di Battipaglia per vedere come vanno le cose e soprattutto se la gente acquista. Carmine Granito, allora come si presenta questa Pasqua? Oggi siamo venuti nel mercatino giornaliero e non in quello del giovedì. Sì, si presenta molto bene, l'afflusso delle persone ci sono. Quindi tutto sommato questa ripresa è arrivata dopo gli anni del Covid? Si sta lavorando, sì, si sta lavorando, la verità. Quando si fa il lavoro con una certa professionalità si lavora sempre bene. Poi noi siamo nel nostro piccolo siamo professionisti. I quattro articoli però, eccellente. Quindi il rapporto qualità-prezzo è ottimo? Eccezionale, prezzo-qualità. Per comprare un prodotto da me lo potete trovare, un prodotto come quello là, la Auriccio, quella roba là, siamo 3-4 in Italia che vendiamo questo tipo di provolone qua, e come anche il parmigiano, eccellente. Leonardo, figura storica del mercatino, sia quello rionale di tutti i giorni che quello del giovedì. Grazie. Allora, questa Pasqua come si presenta? La gente viene? Si lavora. Abbiamo lavorato pure ieri. Quindi c'è un'effettiva ripresa dopo il Covid? Certo, c'è la ripresa, sì. La gente vuole uscire, vuole comprare, vuole fare la spesa come si deve. Perché nei supermercati la roba va due volte tanto. Noi al mercato vendiamo la roba a 1 euro, nei supermercati 3 euro. E quindi la gente deve venire al mercato, come diceva Berlusconi. Berlusconi diceva che si deve andare al mercato per risparmiare. Quindi il rapporto qualità-prezzo è ottimo qua. Certo, i prezzi qua sono bassissimi.